Iniziamo questa domenica la lettura del Vangelo di Marco. Questo Vangelo inizia con Gesù che annuncia due cose. Annuncia che il regno dei cieli è vicino e di convertirci e credere al Vangelo. Ma cos'è il regno dei cieli? In Israele la monarchia aveva funzionato per 500 anni. Nel 587 avanti Cristo l'ultimo re di Israele è stato deportato a Babilonia. Da quel momento i profeti e i rabbini insegnavano che doveva venire il Signore in persona attraverso il suo Messia a governare su Israele. Ecco, Gesù annuncia che questa attesa è terminata, è finita, e lui è il Messia, lui è il regno dei cieli. Ecco, se noi vogliamo accogliere, se noi vogliamo entrare a far parte del regno dei cieli, è necessario che accogliamo il Signore Gesù nella nostra vita, nella nostra esistenza. Se accogliamo il Signore nella nostra vita, avviene anche la conversione. È lui che attraverso il suo spirito ci cambia dentro, trasforma il nostro modo di agire, il nostro modo di comportarci. Nella seconda lettura di questa domenica, presa dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi, sentiremo che Paolo ci dice che se accogliamo il Signore nella nostra vita non ci manca più niente, abbiamo trovato il tesoro nascosto, la perla preziosa. Ecco, e i beni di questo mondo, ci dice proprio Paolo, diventano sì importanti, ma diventano qualcosa di relativo, non diventano un assoluto che ci schiavizza e che ci rende schiavi su questa terra. Nella prima lettura sentiremo invece un brano di Giona, il brano centrale del libro di Giona. Giona, secondo l'autore di questo libretto, rappresenta tutti gli ebrei che sono tornati dall'esilio di Babilonia e stanno cercando di ricostruire Gerusalemme. Ecco, secondo l'autore di questo libretto, questi ebrei sono integralisti, sono fanatici. Questo libretto ci insegna che Israele non è stato eletto dal Signore, da Yahweh, per distruggere, per eliminare tutti i suoi nemici, e invece è stato eletto, chiamato per portare la sua salvezza a tutte le nazioni. Così anche noi siamo chiamati a fare questo, a portare la salvezza a tutto il mondo, se non altro nel mondo in cui noi viviamo. Questa domenica nel Vangelo sentiamo anche la chiamata dei primi quattro discepoli, Andrea, Simone, Giacomo e Giovanni. Ecco, questi quattro pescatori lasciano tutto quello che hanno, tutto quello che stavano facendo per iniziare a camminare dietro a Gesù. Ecco, siamo anche noi all'inizio di un cammino, di un anno liturgico. Ci auguriamo anche noi di essere come questi discepoli, di riuscire a camminare sulle orme di Gesù. Vi auguro allora un buon cammino e pace e bene a tutti.